A tutti, con questo nuovo video di Nazuma Levengo Galaxy Supernova, e siamo in un nuovo episodio delle Pyro Battles di appunto Supernova. Riprendiamo anche questa serie che purtroppo sto rallentando, ma abbastanza volutamente, perché sto cercando di dare un po' più spazio alle altre serie, anzi non solo questa, anche quella di Yo-Kai Watch la sto un po' rallentando per lasciare un po' spazio a Horizon Zero Dawn, che è una serie che secondo me merita. Vi chiedo ovviamente se volete di seguirla, perché ve la consiglio. Allora, eccovi il commento della squadra che andremo a utilizzare in questa Pyro Battle. La sfida sarà Best Team contro Legend Japan. Sono veramente tante le sfide in cui affrontiamo la Legend Japan. Motivo abbastanza ovvio, è sicuramente una bella squadra. Ed ecco, purtroppo Best Team non ci stava con lo spazio, quindi ho dovuto scriverlo attaccato. Vi ricordo che il massimo è 8 caratteri normali, massimo 8 caratteri, compresi spazi, punti, eccetera. Allora, questa è la nostra formazione. Best Team si sa un po' anche perché sono, diciamo, i protagonisti delle varie serie. Come vedete abbiamo i protagonisti di Inazuma Eleven Ogre, il film, quindi diciamo Inazuma Eleven 1, cioè Cannon e Lancer. Poi abbiamo Xin e Janus, che è in panchina per Inazuma Eleven 2. Poi abbiamo anche Inazuma Eleven 3, sì, con Rococo o Hector Helio. Inazuma Eleven Go con Tescat e Bailong. Poi c'è anche Axel Blaze adulto e ovviamente anche Sol. E abbiamo anche il Galaxy con Sarges e Akrus. Mancano quelli del Chronostone, ma fa niente. Diciamo, è un mix tra le solite sfide in cui usiamo i personaggi più forti, i soliti, e un mix invece tra quelle che si usano, in cui si usano personaggi particolari che si vedono raramente. Tipo c'è Cannon, che forse è una delle prime volte che c'è in una mia sfida. Poi Janus in panchina, che vedremo se metterlo magari più avanti. E poi che altro c'è? C'è anche Axel adulto, Xin, che non si vede spesso. E diciamo, quindi è un mix, per questo che anche che l'ho scelta. Poi ovviamente anche perché era da molto che la dovevo portare anche questa, e quindi non volevo far aspettare troppo. Allora, vediamo di cominciare bene, tipo non perdendo palla in questo modo, ma non sarei io se non succedesse. Quindi spirito, non mi ricordo come si chiama questo, per Nathan, che lo attivo. Dobbiamo stare molto attenti in difesa, perché non abbiamo nessuno di veramente forte. Quindi attenti soprattutto ai tiri da lontano, e perché sì, oppure alle tattiche quando gli avversari avanzano troppo verso la porta. Tipo adesso io ho messo, no Victor, no, appunto dicevo, ho messo Victor in difesa perché mi garantiva un po', cioè l'unico che ha una tecnica, uno dei pochi anzi che ha la tecnica abbastanza, no vabbè non ci credo, cioè che dicevo che ha una tecnica abbastanza forte di difesa. Solo che qui l'hanno anticipato, maledizione, addirittura hanno usato, e ciao, qui c'è il gol, perché io non posso farci niente. Diciamo che qui l'obiettivo sarà segnare più degli altri, non sarà tipo non subire gol o altro, sarà solo fare un gol più degli altri, almeno un gol più degli altri, perché qui c'è subito l'1-0 della Inazuma Legend Japan. Fai un colpo critico, ti prego, dai, maledizione, niente da fare, vabbè, ci ho sperato il colpo critico, però purtroppo è andata male. E subito 1-0. Purtroppo quando attaccano non ci possiamo fare di niente. L'unica cosa che possiamo fare è attaccare pure noi. Quindi cerchiamo di non perdere palla, come ho fatto io all'inizio prima con Bailong, tipo andando avanti così. Forza. Ok, nero certo che l'avrebbe fatto, però mi sembra più che ovvio. Attenzione, si era buggato. Meno male che è partito, sennò ero nei guai. Dovevo ricominciare. Se si bloccava. Ci ha messo un attimo di troppo, non so perché, comunque fa niente. Usiamo la Soul ovviamente anche di Akrus, anche se forse era meglio, no vabbè dai, va bene anche Akrus. E Orbital Drive o Soul Strike? Io direi Orbital Drive questa volta. Poi se fa poco, se fa un valore basso, la prossima volta facciamo la Soul Strike. Ok, direi che non è proprio pochino, 2199, però non sono proprio certo che ce la faccia. Invece direi di sì, perché Mark usa la presa normale, non me l'aspettavo, grande Mark, così si fa. E pareggiamo la sfida, ottimo.
Solo che ora, e non solo ora, ma tutte le volte che segneremo, c'è il guaio che la palla ce l'hanno gli avversari. E io... questo potrebbe essere un grosso problema. Il fatto che ce l'abbiano loro. Dai, ce la puoi fare. Dai, che ce la puoi fare, Sarges. Sì, grande. Grande Sarges, meno male. Ci è andata bene stavolta. Quindi abbiamo la possibilità di andare in porta noi. Però con calma. Un po' di possesso palla. Facciamo scattare gli attaccanti. Vai così. Perfetto. Siamo in porta. Grandi. 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 Io devo usare di nuovo Orbital Drive perché ha fatto un valore abbastanza alto. Che... e non voglio rischiare un valore un po' più basso. Ovviamente questo sarà più basso, ma non so. Anzi no, invece sarà più alto. E non credevo. Forse perché è aumentato il livello, boh. Mi diamo attenzione alla mano di luce doppia di Mark, che mi preoccupa. Mi fa paura, invece è andata bene. Perfetto. 2131 contro 1400, più o meno. E torniamo in vantaggio. Cioè, passiamo in vantaggio. Torniamo no, perché non siamo ancora stati in vantaggio. 2-1. L'abbiamo ribaltata. Ottimo, così. Continuiamo in questo modo, perché abbiamo subito portato la partita nella direzione giusta. E attenzione, perché usano di nuovo questa tecnica, anzi tattica. E io cosa devo fare? Niente, perché Rococo non ce l'ha lo spirito. Hector, volevo dire. A volte mi scappa il nome giapponese, ma fa niente. E quindi siamo nei guai, mi vuoi dire questo? Sì, perché Victor è lontanissimo e io devo provare a usare la marcia dei pinguini. Loro hanno già usato le loro tattiche, quindi per forza, in ogni caso, devo fare questo. Ed è l'ultima volta che la posso usare, maledizione. Perché il fatto che prima ho provato a usarla senza riuscirci mi ha fatto sprecare un po' di PT, cioè PTT. Attenzione qui, 76, perfetto, ci possiamo riprovare. Sempre con Orbital Drive, non voglio assolutamente rischiare. Perché non so, potrebbe anche fare di più in effetti, però non ne sono certo. Quindi in una partita come questa non voglio rischiare. Anche se ho il vantaggio. Però non si può sapere. Vediamo qui, mano di luce doppia, dovrebbe in teoria entrare la palla, sì, perfetto. Però finché non esce la scritta col valore non si può dire niente, perché il colpo critico è sempre la minaccia che... cioè la solita minaccia che... cioè di quando si prova a tirare in porta. Ma non solo, non in tutti i contrasti, in tutti gli scontri c'è sempre questo colpo critico che non si sa mai se c'è o non c'è. Magari nei momenti più inaspettati e dove non ci vuole proprio lo becchi. Quindi a me è capitato, ma se andate a vedere vari episodi del Galaxy, anche della storia forse, non mi ricordo, nel gameplay che vi ricordo di seguire se non l'avete ancora visto insieme al grande Axel, mi è capitato a volte, soprattutto anche nelle Galactic Matches. Ora l'ho detto, non so perché mi ero pignato in quel modo. Comunque nelle partite galattiche, detto in italiano, anche lì mi è successo parecchie volte, ma veramente tante, una cosa del genere. Comunque 4-1, ottimo, non si sa come siamo riusciti a ribaltarla anche abbastanza bene. Adesso forse sarebbe il caso di attenderli. Anzi no, io ci avevo provato a usare la Soul di Sarges per poter utilizzare di nuovo la sua tecnica, solo che non ce l'ho fatta. Ora proverò a far accentrare un po' Victor in modo da far contrastare lui l'avversario che si avvicina alla nostra porta. Almeno voglio fare arrivare... No, allontanatevi, è solo Victor. Victor, ti prego. No, c'è andato Xin. E allora passano, maledizione, passano. Va in porta Axel. Purtroppo è loro. E mi sembra abbastanza ovvio che segnerà con quel valore lì. Il nostro Hector Helio può solo tentare l'impresa. Magari il colpo critico, chissà. Come ho detto prima, non si sa mai. Invece no, non è andata bene. 4-2. Qui ogni tiro è un gol. Almeno per loro. Per loro sicuro. Per noi non si sa, non si può sapere. Però rimane un bel vantaggio. Quindi io direi di cercare di fare
Possesso palla, anzi no, io andrei a segnare visto che abbiamo noi la palla. Poi alla fine, quando inizia il secondo tempo, ce l'hanno loro, quindi io proverei a solo tirare perché mi mancano solo 5 SP per poter tirare in porta con la tecnica e quindi non posso farci niente. Attenzione perché usa la presa anche se basterà, sì, infatti, lo sapevo. E siamo ormai alla fine, quindi io non uso niente. È andata bene, perfetto. 4, cioè non è andata bene il contrasto, non è andato bene, però diciamo questo primo tempo direi di sì. 4-2, credo anche abbastanza meritato. Vabbè, abbiamo tirato più in porta e basta. E diciamo che io toglierei qualcuno che non mi ha convinto. Mamma mia, anche qui l'infartino che mi stava per venire dopo che non caricava velocemente. Io tolgo Cannon, oppure anche lui. No, no, Lancer non lo tolgo. Perché metto Janus, perché per provarlo, perché non è un personaggio che si vede spesso in Azum Eleven Go Galaxy, però lo voglio provare. Io adesso vado a contrastarlo con Akros, semplicemente perché voglio togliermi di mezzo questa mossa, cioè questa Soul. Attenzione perché il colpo critico l'abbiamo beccato. E io... No, maledizione, per un attimo. Io provo lo stesso, però non credo proprio che ce la farò. Infatti, Jack non si supera. E adesso cosa fa Mark? Vuole andare in porta lui? Non lo so. Era partito. Attenzione Janus, dove vai? Maledizione, no! Dimmi che ce la fai. No, era abbastanza assurdo, anche se non è neanche di troppo, a dir la verità. No, questa non ci voleva proprio. Questa non ci voleva proprio. Allora, una tecnica che costa 50. 30. È l'unica, il bunker asfissiante, vecchio di Azum Eleven 3. Meglio che niente, assolutamente. Attenzione perché lì io ho attivato lo spirito, però... lì vicino ci sono avversari e non è una bella cosa. Allora, Akros... Ah, l'ha finito alla fine il... Ok, perfetto. Però no, è un rischio. Io uso ancora Akros perché Sarges ha la soul offensiva e non di tiro. A parte che è vero, io ho fatto una stupidata. Potevo semplicemente tirare senza usare la soul strike. Ho sbagliato, lo sapevo che andava a finire così. Non ci voleva. Perché adesso se ne vanno in porta senza ostacoli, praticamente. Anzi, io ci provo a ostacolarli. Oltre che con la tecnica di Axel, anche con Victor. Che almeno lui ha una tecnica, forse neanche troppo forte, però comunque evoluta. E ce la può fare. Dai Victor che sei l'unico che ce la può fare. Con... niente. Ok, non ce la può fare neanche lui. Però Xavier non può tirare in porta. Perché ha finito IPT con questa tecnica, anche se la passerà la palla, probabile. Invece no, non l'ha passata. Abbiamo qualche speranza, forse. Perfetto, dai che ce la facciamo, dai che almeno questa la prendiamo. Forza Hector Elio, forza. Con la parata volante, addirittura. Questa non è una tecnica che mi piace molto, però meglio di niente. Siamo riusciti a parare. No, non puoi. Dai, Bailong. No, Bailong, colpo critico addirittura, no, colpo critico, no. Attenzione, c'è Janus che può fare la storia. Ce l'ha fatta, Janus ha fatto la storia, incredibile. Grande Janus, che roba assurda, però poi ha buttato via la palla. Ma sono dettagli, attenzione a Victor, che però non è forte come Janus e quindi non può fare la storia. Fuori gioco, mamma mia, anche questo è probabilmente grazie a Janus. Perché si è spostato in avanti all'ultimo e ha permesso questo fuorigioco. No, gli ho fatto una stupidata. Dai che possiamo recuperare. Forza Akros, dai. Sì, con l'attacco volante. Grande. Io adesso volevo fare una cosa abbastanza assurda, però fattibile forse. Tipo facendo tirare Sarges, non ce la farò mai. Ma io voglio tentare l'impresa, anche se forse un rischio troppo grande. Ma io ci voglio provare. Io voglio provarci perché posso. Attenzione, ce l'ho fatta. Sono riuscito a passarla, a far tirare lui. Anche se mi ero dimenticato che ha le tecniche non evolute. Quindi fallirò. Nel senso che non riusciremo a segnare.
con il Royal Earth Shot. Mi sa tanto che la para. E ha usato la Soul Strike, vedete voi se non la para questa. Ok, ha fatto un valore più basso di quanto mi aspettavo. Comunque, sì, direi che era meglio andare avanti e tirare con Akros direttamente, perché, come avete visto, grande! Meno male, qui c'è andata non bene, benissimo. Attenzione, no! Credevo che... Non ci credo, hanno fatto un movimento strano che io non ho capito. E quindi, è andata così. Fuori gioco. Ok, ma perché i fuori giochi? Perché i loro giocatori sono così alti? Cioè, in avanti? Boh. Mi sa che anche qui... infatti, questo l'avevo visto già da lontano. Attenzione, vai che anticipa... No, niente da fare. Proviamo con Bailong, che almeno lui ha il proiettile d'aria V4. E ce la fa. Grande lui. Eccezionale. Ora proviamo ancora con Akros a chiudere ancora di più la partita, visto che siamo alla fine. Ma sapete cosa faccio io? Uso la Soul Strike. Con l'extra che aumenta di 20 lo stordimento del portiere. Vediamo un po' che valore fa, perché ero curioso. Tutta la partita che non la rischio. Ok, più o meno era lo stesso valore della tecnica normale, dell'Orbital Shot, però fa niente. Orbital Drive. Orbital Drive, no Orbital Shot, ok. E c'è il gol del 5-2. Grande Akros, che ha segnato tutti lui i gol. Quindi meglio di così per lui la partita non poteva andare. Ottimo. Adesso proviamo anche a prendere palla, anche se qui finirà la partita. Dopo questo contrasto comunque mancherà poco. Attenzione, colpo critico, incredibile. A volte capita anche a me, stranamente. E io ero sicuro che fosse stato un colpo critico quello di Janus quando ha rubato palla. Quando ho visto che aveva usato, che era riuscito a usare la rete da caccia. Ma sì, dai, per forza un colpo critico qua c'è stato. Invece no. Comunque, mentre ce ne andiamo in porta, passandola ad Akros, finisce la partita, un bel 5-2. Non è forse... Non è stata così semplice come sembrerebbe, perché alla fine... Bisogna sempre stare attenti in queste partite quando non si hanno i difensori. Intanto abbiamo droppato tornando di fuoco tripla direzione, mica una tecnica qualunque. E quando si affrontano queste squadre, con una squadra del genere, quindi senza centrocampisti e difensori, erano praticamente solo attaccanti questi, bisogna stare attenti a non perdere palla, soprattutto a cercare di fermarli quando segnano, o comunque farli quando segnano. Sfruttare l'occasione del calcio d'inizio per non perdere palla e arrivare in porta a segnare. Quindi ce l'abbiamo fatta, è andata bene, 5-2. Diciamo che meglio di così era difficile fare. Anche magari, vabbè, qualche gol, un gol o due in più si potevano fare, però comunque è andata bene. Per questo video allora direi che è tutto, ci vediamo nel prossimo, ciao a tutti!